ragazzi, siamo nel 72. A un certo momento uno a caso Fogli toscano lascia il gruppo. Che succede, Riccardo? A me stai perché ero un po' distratto. Ah, non lo so, lascia perché non me lo ricordo. Ma voi ve lo ricordate? Molto bene. Sì. Allora me lo ricordo anch'io. Mi è venuto qualcosa. Gli è venuto in mente. Va detto questo. Che il stare insieme è anche condividere tutto, le cose belle, anche gli innamoramenti. E noi ci si raccontava veramente tutto. Quando dico tutto. Quando abbiamo capito che Riccardo, da un giorno all'altro quasi, non raccontava più niente di questa storia, abbiamo capito che si stava innamorando. E che lo stavamo anche perdendo. Difatti, bravo! Riccardo, come se non siamo indiscreti a questo punto si può ma chiedere, ma noi ci no? siamo incontrati innamorati con questo pezzo, anzi con quello di prima, con tutti e due direi, esatto, e poi qualcos'altro che non si può dire, però volevo dire, però Nicoletta è una donna storia. Meravigliosa, una donna da far impazzire adesso come allora, quindi un uomo normale non può non impazzire, ma dai, non può non impazzire cosa. Ah, è vero. Giusto. Mi fa arrossire. Diciamo che è stata una bella storia. Ecco, bellissimo. Ma che cosa ti ha colpito di Riccardo? No, mi piaceva molto il basso del pezzo Tanta voglia di lei. Ah, il basso di quel pezzo lì, Tanta voglia la di lei. Scrittura. No, era noi due nel mondo dell'anima, Nicola. Esatto. Faceva e te tu hai capito lì come stavano le cose. Hai detto se uno suona il basso così. Vabbè, non voglio sapere altro. Guarda che ti vengo a corrompere. Carlo. La cosa carina e simpatica che noi passavamo le notti in macchina, no, dei grandi viaggi lunghi. E si parlava di questa loro storia, noi cercavamo di convincere Riccardo di pensarci bene, no? Perché noi fra l'altro parliamo della fine del 72, inizio del 73, il grande successo, e lui dice sì, aspettate un attimo, allora, fermatevi al prossimo Hotel Grill, ci fermavamo al prossimo Hotel Grill, lui si fermava a chiamare lei e prendeva tipo un chilo di gettoni, perché c'erano i gettoni, lui si metteva seduto, e poi dopo e parlava lei. È per questo che mi hanno cacciato. No. Perché fischiava? Lui fischiava il telefono. Faceva l'uccellino. Quando parlava con te. Questo non me lo ricordo. Sì. Sono dettagli. Ora io tornavo in macchina. Tornavo e sentivi... Ragazzi, Riccardo sta fischiando. Era felice. Vediamo delle... il cinquettio. Abbiamo dei giornali dell'epoca, perché ovviamente si parlava di questa... Ah, ma solo quella volta proprio così, sì, ragazzi. Sì, guarda, sulle orme dei Beatles improvvisamente arriva Patti e succede tutto questo. Una delle canzoni che appunto hai detto era la vostra canzone era Noi Due... Nel mondo e nell'anima, proprio 1972. L'avete mai cantata insieme? Mai, assolutamente. Non è la sera giusta, perfetto. Patti Pravo, I Pooh, Noi Due, Nel mondo e nell'anima. Ok. Vuoi dormire?
con quella che respira piano per non svegliare te, che nel silenzio fu felice di aspettare che il tuo gioco diventasse amore, che una donna diventassi tu. Noi due nel mondo e nell'anima la verità siamo noi, basta così e guardami, chi sono io tu lo sai. Grazie Patti. Grazie a Patti Bravo e a questo meraviglioso cielo immenso per ricordare il nostro Sanremo. Grazie, grazie. Grazie. Senti Red, vieni qua. Grazie, grazie. Quando avete iniziato questo a scalare questa montagna, la montagna del successo, no? Eravate, abbiamo detto ragazzi. Oh. No. Riccardo, eri scappato. Lo più la trota. Meno male che hanno inventato il cellulare, non si deve più fermare all'autogrill con il gestore. Scusate, ma non avete altro da fare voi cinque? Perché non diventi il quinto putè? Ci mancherebbe, per carità. Stavo dicendo. Sì, c'è quando... anche la mia moglie, scusate. Eccola là, guarda, guarda.